Amici di Piracemi, ancora oggi siamo a Roma per raccontarvi una sfida davvero inedita. La Chianina, monumento della gastronomia italiana, sfida le carni che provengono dal resto del mondo. Solo che questa sfida non la possiamo fare all'ombra del Colosseo perché i gladiatori mangiano tanto. Ci trasferiamo in un bellissimo ristorante poco distante da qua. Siamo arrivati, eccoci qua, ci abbiamo messo un po', però segnatevi l'indirizzo, siamo in via Germanico 136, praticamente a 100 metri da San Pietro. Qui c'è un ristorante, si chiama Beef Bazaar e merita davvero, e adesso scoprite il perché. In questo ristorante c'è una delle offerte di carni più strepitose, studiate e a mio avviso migliori che abbia mai visto in giro. Questa è la carta delle carni, non a caso si chiama Beef Bazaar, carni da tutto il mondo, ma noi oggi siamo venuti per lei, Sua Maestà la Chianina, che qua è certificata e garantita. Dei ristoranti la parte che mi piace di più sono le celle frigo e l'ingresso nelle celle frigo. Eccola qua, questa è la nostra Chianina. Ok, vieni qua, va. Andiamosela a mangiare. Per grigliare la Chianina qui hanno scelto un grigliatore toscano, però prima vi presento i nostri quattro lettori, eccoli qua che sono affamati, loro assaggeranno questa Chianina e la confronteranno con le carni del resto del mondo, perché da queste parti la carta delle carni è bella bella generosa. Lui è Duccio. Duccio, nome tipicamente toscano, sei di Siena, ti è, becca questa ragazzina e mo ce la grigli. La Chianina sfiderà la Nuova Zelanda e sfiderà la Finlandia. Beh, ci siamo, no? Che hai tagliato? 2,50. Siamo arrivati a una cube roll di Nuova Zelanda. Ok, carne proveniente da Nuova Zelanda. Sei antiluno? Sì. Ma da che iniziamo secondo te? Questa è la Chianina, questa è la Finlandia, questa è la Nuova Zelanda. Escalation da qua, dalla Nuova Zelanda. Partiamo dalla Nuova Zelanda. Più dolce, Finlandia, più saporita. E concludiamo con Sua Maestà la Chianina. Assaporiamo la neozelandese, noi ve li presentiamo i nostri lettori. Nicola, tu sei calabrese. Io sono calabrese. E Matteo, tu sei di Roma? Romano d'Occa. Di Letta, invece tu sei toscana. Alessandro, che è tuo marito? Romano, ma di Castello. Ok. Neozelandese, promossa. Sì. Adesso andiamo da Duccio e ci facciamo grigliare là. Duccio, che famo? Finlandese? Finlandese. Io vi volevo far vedere la differenza del colore del grasso tra la nostra Chianina, che ha un grasso tipicamente bianco, e la Finlandia. Se vi avvicinate, se riusciamo a fare uno zoom, vedete come si sta sciogliendo, ok? Questo è un grasso che è il punto di forza di queste carni, io lo dico sempre. Se ci fate caso, è un grasso che ha delle tonalità gialle. Da che deriva? Deriva principalmente dalla dieta dell'animale che in un determinato periodo della sua vita ha mangiato del mais, cosa che ovviamente non c'è nella Chianina. Ma non è che una è più buona dell'altra, poi dipende sempre dai gusti, sono caratteristiche che distinguono una carne dall'altra. Duccio, a te la Finlandia, cuocecela rigorosamente al sangue. Bene, allora io direi che posiamo i telefoni e prendiamo le forchette. Che ne dite? Sembra un'ottima idea. Allora, la finlandese, il nostro Duccio, grill chef del Beef Bazaar di Roma, ce la presenta così. A mio avviso è la cottura che mi piace di più. Perché a me la carne mi piace al sangue.
delicata. Molto delicata, sì. Rispetto alla neozelandese? Molto. Secondo me questa è più delicata. Sì, è più delicata. Dimmi com'è questo grasso in bocca. Strepitoso. Questo è il grasso della finlandese, ragazzi. La neozelandese se la siamo mangiata, la finlandese se la siamo sbranata. È arrivato il momento della chianina. Opla, eccola qua. Allora, io però ho 30 secondi sulla chianina, mi ci devo fermare perché una cosa ve la devo dire. Quando girate l'Italia e vedete nel menu che vi offrono e vi propongono la chianina, fateci caso, accanto alla cella frigo, in qualche modo ben esposto nel ristorante, dovete trovare questo certificato. Attesta che è una chianina che proviene dal consorzio, quella che tutela le chianine, quella che fa, diciamo, certifica che questa è una chianina che è nata ed è stata allevata in diciamo nella zona dell'Appennino centrale, ok? Dalle parti in Toscana, questa ad esempio viene dalla provincia di Siena, ok? Duccio, a te la chianina, mi raccomando, trattacela bene, ma tu sei toscano, questa insomma di la, casa. Ce la cucini col mignolo della mano sinistra. È pronta sua maestà la chianina. Dov'è? E qui diranno, e l'avete cotta poco? No. E l'avete cotta troppo? No. E l'avete bruciata dentro? No. Duccio, ce la metti il sale qui? No, qua no. Niente sale, niente olio? No. Niente no, di niente? Olio no, assolutamente no. Toscano olio. Vero? Sì. Mortacci, quanto è buona! Questa c'ha tutto il sapore della marimba. Oh, sì, la mangiamo con le mani, Sì, sì, se voglio le forchette, eh? Allora, la pancia è piena e le bistecche se le siamo mangiate tutte. È arrivato il momento del giudizio. Ve lo ricordo, ci siamo mangiati la neozelandese, la finlandese e la chianina certificata. Nico, diciamo la tua, allora, come hai visto la pratica? Quanto io sia patriottico e ho paura di Duccio con quei coltelli, io sinceramente preferisco la finlandese. Il grasso della finlandese è imbattibile, anche se la chianina ha tenuto botta ed è veramente la regina degli italiani. So che mi leveranno la cittadinanza, ma secondo me la finlandese gioca un altro campionato, è più buona. Secondo me la chianina resta la ciccia per eccellenza. Allora, vi dico la mia, la neozelandese era probabilmente la più tenera di tutte. La finlandese vince se vi piace il grasso. La chianina, quella certificata che propongono ai clienti in questo ristorante da Beef Bazaar, sa di carne, sa di toscana e si sente che è una carne italiana, ok? Questo è l'osso che è rimasto, insomma, i nostri amici non sono riusciti a pulirli, direi che questa è un'operazione che sto giro faccio io. Allora, prima io vi saluto. Ragazzi, grazie a tutti e... come dico sempre, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Giacomo, via qua, va, è arrivato il tuo momento. Ciao! Le varie caratteristiche. No, ma mangiare, cioè la parte della costa, la parte del... Com'è? Incredibile. Buonissima. Ah, senti l'erba? Ah, voglia.